Siglata questa mattina nell'auditorium del Seminario Vescovile di Cremona la ripartenza ufficiale del nuovo anno scolastico, alla presenza di una platea composta da autorità, dirigenti scolastici e studenti rappresentanti dei vari istituti. Tra gli ospiti anche questore di Cremona, dottoressa Carla Melloni, e il prefetto Vito Danilo Gagliardi, assieme ai comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza. Sul palco, intervallato dalle esibizioni musicali del Conservatorio Monteverdi e dell'area musicale Piazza Stradivari, è intervenuto anche il provveditore di Cremona Fabio Molinari, felice di rivedere nuovamente i ragazzi assieme ai docenti e deciso a impegnarsi per una ripartenza della scuola post-Covid in sicurezza e per tutti. La situazione attuale sicuramente è migliore di quella che io mi potevo aspettare prima dell'inizio della scuola. Sapevamo che c'erano dei grossi rischi, ci sono alcune situazioni che ci hanno costretto a isolare delle classi, però devo dire che sul totale delle classi in funzione nella provincia quelle isolate sono un numero abbastanza residuale. Spero si possa andare avanti così perché abbiamo bisogno della didattica in classe, abbiamo bisogno degli studenti nelle loro scuole. Didattica a distanza e didattica in presenza, qual è la soluzione preponderante adesso per le scuole nel cremonese? Ma per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, della primaria, della secondaria di primo grado, c'è la didattica in presenza per tutti e continuativa. Per quanto riguarda le scuole di secondo grado, le superiori, si opta per la didattica in presenza con qualche momento di didattica a distanza, però si cerca di mantenere il più possibile la didattica in presenza.